Ciao a tutti cari amici e care amiche e ben ritornati in questo nuovissimo video. Buona solennità del Corpus Domini. Dunque, prima ho pubblicato il video sulla lettura e commento al Salmo numero 6. Ecco che adesso chiaramente non mancherà assolutamente un video riguardante questa importantissima solennità della Chiesa Cattolica, che si celebra oggi 8 giugno in seguito alla festa della Santissima Trinità. Dunque, come nasce questa solennità del Corpus Domini? Essa nasce l'11 agosto del 1264. L'allora pontefice Urbano IV, che non si trovava a Roma, del resto, ma si trovava a Orvieto, secondo alcuni, per non diciamo sopportare anche il caldo romano, no? Perché chiaramente il caldo romano non solo è sfiancante oggi, ma probabilmente era sfiancante anche all'epoca. Poi immaginate un pontefice come quelli dell'epoca, che non è che indossassero, voglio dire, il vestito bianco, no? Come magari succede oggi. Un tempo i pontefici avevano degli abiti molto più pesanti, ne avevano molti di più addosso, e quindi immaginate il caldo, no? Un caldo straziante, soffocante, che sicuramente era anche un rischio per la salute. Allora Papa Urbano IV si trovava a Orvieto, e nel frattempo che cosa succede? Succede che c'è questo sacerdote boemo di nome Pietro di Praga, che era un sacerdote che forse, a differenza di tanti altri ipocriti che accettavano il dogma della transustanziazione, ma poi fondamentalmente dentro di loro non lo accettavano, questo sacerdote si faceva delle domande, aveva molti dubbi, no? Lui diceva: Signore, io ho dei dubbi riguardo la tua presenza reale nell'Eucaristia, no? Ho dei dubbi sul fatto che nell'Eucaristia ci sia il tuo corpo, come ho dei dubbi che nel vino che io innalzo con il calice ci sia il tuo sangue, no? Lui, questo sacerdote, aveva dei dubbi. E dunque, che cosa succede? È così che nasce il miracolo, la solennità del Corpus Domini in seguito a questo miracolo avvenuto a Bolsena nel 1263, no? Dunque, questo sacerdote Pietro di Praga è totalmente invasato, tra virgolette, da questi dubbi riguardo la presenza reale. Che cosa fa? Fa un pellegrinaggio a Roma, alle tombe dei santi apostoli Pietro e Paolo, e di nuovo lì chiede al Signore di dargli una chiarificazione di questi dubbi, o comunque di rimuoverli, questi dubbi che lui aveva, di rimuovergli questi dubbi che lui covava dentro di sé, no? Perché lui, questo sacerdote, probabilmente comprendeva perfettamente il fatto che da sacerdote non poteva non credere alla presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, ma non è che lui non ci credesse, ma aveva dei dubbi, quei dubbi umani che alle volte sorgono a tutti, no? E che magari sono sorti anche a ognuno di noi almeno una volta o più nella vita. Allora lui comprendeva che nel suo ministero sacerdotale lui non poteva dubitare della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia e della presenza reale anche nel calice di vino, no? E dunque chiese al Signore di rimuovergli questi dubbi, come un dire: Signore, fammi credere di più, no? Fammi credere di più e senza dubbi a ciò che è, perché a ciò che è, perché? Perché questa solennità del Corpus Domini si rifà chiaramente a quel dono meraviglioso che ci ha fatto Cristo, innalzando il pane, spezzandolo e dicendoci: questo è il mio corpo, no? E allo stesso modo innalzò il calice di vino e disse: questo è il mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza. Allora, questo è un dono che ci ha fatto Cristo, e Cristo subito dopo cosa dice? Fate questo in memoria di me. Fate questo in memoria di me. Ecco perché la Chiesa replica questo. Innanzitutto, la Chiesa conferisce un dono, che è quello della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, che gli è stato dato da Cristo stesso. E poi fa questo in memoria dello stesso Cristo, oltre chiaramente al dono, che però è la prima cosa più importante, perché se no poi, se ci si riduce soltanto a un fattore, lo si fa in memoria di diventiamo protestanti. La messa cattolica diventa la cena protestante, no? Dove però non c'è il corpo di Cristo veramente presente, dove non c'è Cristo realmente presente in anima, in corpo, in sangue e divinità. Ok? Ma Cristo è soltanto presente spiritualmente perché lo si fa in memoria? No, no, no. Il primo motivo del perché si fa è perché questo è un dono che ci ha dato Cristo, perché Cristo, anche dopo l'ultima cena, anche dopo la crocifissione, che è il sacrificio massimo, vuole dare il suo corpo a noi nell'Eucaristia e dà il suo sangue nel calice divino. Pensate che ad esempio nella liturgia ortodossa, che questo fatto però non si replica, non si fa nella liturgia cattolica, nella liturgia ortodossa ai fedeli ortodossi non solo si dà il pane, non solo quindi essi ricevono il corpo di Cristo, ma ad essi si dà anche il vino, quindi essi ricevono anche il sangue di Cristo. Nella liturgia cattolica però si conferisce il corpo di Cristo nell'Eucaristia, nell'ostia consacrata dal sacerdote. E allora che cosa succede? Questo sacerdote, il sacerdote Pietro di Praga, appunto aveva questi suoi dubbi, fa dunque questo pellegrinaggio a Roma, dove chiede ancora alla tomba dei santi Pietro e Paolo, dove chiede ancora al Signore una chiarificazione: Signore, rimuovi da me questi dubbi, rimuovi da me questi dubbi. E allora, mentre passava per Bolsena, si fermò alla chiesa intitolata Santa Cristina, la chiesa di Santa Cristina. Lui lì si fermò, si recò lì a celebrare la messa, e mentre celebrava l'Eucarestia che la innalzava, ecco che una volta spezzata, come fa, sappiamo, lo sappiamo tutti, spero, il sacerdote, che cosa succede? Da ambedue le parti spezzate incomincia a grondare del sangue, ed ecco che avviene immediatamente un qualcosa che fa dire al sacerdote dentro di sé: fermi tutti. Ecco la risposta del Signore. Ecco che il Signore mi ha confermato la veridicità della sua presenza reale in anima, corpo, sangue e divinità nell'Eucaristia. Ecco che il Signore mi ha dato quella conferma che cercavo, ecco che il Signore ha rimosso quei dubbi che mi assalivano, capite? Ecco che il Signore mi ha rimosso quei dubbi che mi assalivano. Non vi parlo chiaramente dello sconcerto dei fedeli che rimasero di pietra, a bocca aperta, ed ecco che subito Padre Pietro prende questa ostia sanguinante e la porta in sacrestia, no? Nel portarla nella sacrestia il sangue cola addirittura su una pietra, sul pavimento, su una pietra specifica che tutt'oggi è conservata lì a Bolsena come una reliquia anch'essa, no? Ma lì la vera reliquia, come immaginerete, non è tanto la pietra su cui è caduto il sangue, ma è la stessa ostia sanguinante, da ambedue le parti spezzate. Questa, vedete, è la manifestazione della grandezza del Signore e non solo della sua presenza più che reale, più che reale. Il Papa Urbano IV, che all'epoca si trovava a Orvieto, a lui arriva immediatamente la voce,
Arriva immediatamente la voce di questo miracolo eucaristico. Allora il Papa che cosa fa? Prende il vescovo di Orvieto, San Bonaventura e San Tommaso d'Aquino e gli dice: adesso voi andate a Bolsena e certificate, verificate da voi ciò che è successo. D'altronde voglio leggervi anche un'iscrizione che c'è scritta sulla lapide, bellissima, lì che descrive proprio il miracolo eucaristico accaduto. Però che cosa succede, insomma? San Tommaso d'Aquino arriva insieme agli altri a Bolsena, certificano, verificano la veridicità di questo miracolo eucaristico ed ecco immediatamente che a San Tommaso viene affidata la composizione di una liturgia, per il Corpus Domini, di comporre una liturgia per il Corpus Domini, e alla composizione di tale liturgia seguirà una bolla papale che appunto si chiamerà Transiturus de hoc mundo ad patrem. E con questa bolla emanata da Papa Urbano IV, Papa Urbano che cosa vuole fare? Vuole sottolineare ed esaltare l'essere fondamentale della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia per la vita della Chiesa. Ecco, innanzitutto pensate già a questo analogismo tra l'essere della Chiesa corpo mistico di Cristo e il fatto che all'interno di questo corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, avvenga la celebrazione dello stesso corpo di Cristo che è divinamente, realmente presente nell'Eucaristia. Quindi vedete, no? Come ci sia, come il corpo di Cristo sia nella Chiesa e nelle sue celebrazioni. Questo è importante, no? È importante come tutto ciò dia vita alla Chiesa, come tutto ciò dia possibilità alla Chiesa di andare avanti. Ma la Chiesa, parliamoci chiaro, come sarebbe mai sopravvissuta? Come sarebbe mai sopravvissuta se lo Spiritus Paracletus non avesse aleggiato dentro di essa? Come sarebbe sopravvissuta se non fosse stato il corpo mistico di Cristo? Come sarebbe sopravvissuta se all'interno di sé, corpo mistico di Cristo, non fosse stato celebrato il corpo, il sangue, non fossero stati celebrati il corpo e il sangue di Cristo? Come sarebbe andata avanti? Altrimenti. È andata avanti perché Cristo è realmente presente nella sua Chiesa, che è quella apostolica, cattolica e romana, e nelle celebrazioni di essa, e nell'ostia consacrata, nel vino consacrato. E adesso questo è il miracolo di Bolsena, a cui appunto poi segue l'instaurazione della festa del Corpus Domini, no? Perché poi Papa Urbano IV che fa nel 1264, l'11 agosto, prende e manda una lettera a tutti i vescovi del mondo dicendogli: da oggi tutti voi celebrerete la solennità del Corpus Domini. In seguito a questo magnificente miracolo avvenuto l'anno prima a Bolsena. E sulla lapide, c'è una lapide che descrive come è andato questo miracolo eucaristico che adesso vi vado a leggere. Dunque, improvvisamente quell'ostia apparve in modo visibile, vera carne e aspersa di rosso sangue. Eccetto quella particella tenuta dalle dita di lui, il che non si crede accadesse senza mistero, ma piuttosto perché fosse noto a tutti quella essere stata veramente l'ostia che era dalle mani dello stesso sacerdote celebrante portata sopra il calice. Vedete?
Improvvisamente quell'ostia apparve in modo visibile, vera carne e aspersa di rosso sangue. Ecco che diventa corpo e sangue di Cristo. Questo è fondamentale per noi cattolici, credere che nell'Eucaristia ci sia la presenza reale di Gesù in corpo, anima, sangue e divinità. L'ostia è veramente la carne del suo corpo e il sangue, e il vino è veramente il sangue di Cristo. Noi siamo tenuti a credere questo. E perciò, quando andate alla messa, no? E quando siete pronti a ricevere questo dono di Dio immenso che è l'Eucaristia, dentro di voi incominciate a meditare sul fatto che lì, in quella particola che il sacerdote innalza con le sue mani, con le sue dita, in quella particola c'è la presenza di Cristo. Cristo è realmente presente. Voi dovete meditare questo il momento in cui vi trovate a un passo dalla celebrazione eucaristica, nel momento in cui vi trovate a un passo dalla consegna di questo dono di Dio nella vostra bocca. Sacrilegio sarà chiunque ve la consegnerà fra le mani, voi non l'accettate mai, perché noi non siamo nessuno per toccare con le nostre mani sporche e profane il corpo di Cristo. Noi lo dobbiamo ricevere in bocca e in ginocchio. L'inginocchiarsi stesso davanti all'Eucaristia, perché ci si inginocchia se non perché si ha davanti il corpo di Cristo racchiuso in una particola? Quello è il cibo spirituale di cui ogni credente necessita di nutrirsi. Che vita cristiana è senza il nutrimento attraverso la Santa Eucaristia? Sfortunatamente, cari amici e care amiche, oggi l'Eucaristia non è possibile riceverla, non è possibile perché viene invalidamente consacrata nelle false chiese bergogliane, perché? Perché è celebrata e consacrata in comunione con un falso papa. Dunque, questo anche è un fattore importante da precisare. Io ho sentito qualcuno che mi ha definito un allontanatore dai sacramenti. No, io voglio avvicinare al vero sacramento, che non è quello che vi danno nelle chiese in cui celebrano una cum Papa nostro Francesco, perché il loro Papa Francesco è un antipapa, canonicamente eletto tale, come antipapa appunto, e lo è anche spiritualmente in quanto anticattolico. E la comunione con il Papa è fondamentale. Io una volta sentii un ortodosso, lessi un commento di un ortodosso sotto a uno dei miei video dove parlavo del problema dell'una cum, dove mi diceva: ma perché insomma, chi è il Papa per cui se non c'è la comunione con lui non c'è con Cristo? Cristo è più grande del Papa e così via, ma certo che è più grande del Papa. Ma il cardinale Ratzinger negli anni 70 specificò chiaramente che se si vuole avere la comunione con Cristo, si deve avere la comunione con la Chiesa intera, con la comunità ecclesiale intera, che è la stessa Chiesa di Cristo e corpo mistico di Cristo. Quindi teologicamente ha un senso, non è che non lo abbiano. E allora chi è il pastore, il capo visibile che Cristo stesso ci ha lasciato di questo suo corpo mistico? Il capo visibile è il Papa, che rappresenta la comunità ecclesiale intera e quindi la Chiesa intera. Il corpo mistico di Cristo lui lo rappresenta in modo visibile. E allora, se non c'è la comunione con la Chiesa rappresentata dal Papa, ecco che non c'è la comunione con Cristo, perché quella comunione non è completa. E allora,
Quando celebrano nelle chiese bergogliane una messa, una cum Papa nostro Francesco, scappate, perché quella non è una messa valida, perché l'ostia non viene validamente consacrata in quanto non c'è una comunione con la Chiesa. Perché? Perché non c'è una comunione con il Papa che dovrebbe rappresentarla, in quanto Bergoglio non è il Papa della Chiesa Cattolica, sia da un punto di vista canonico che da un punto di vista spirituale. Quindi, io personalmente appartengo, come sempre detto, al piccolo resto cattolico di Don Minutella, lì viene celebrata la Santa Messa con la valida formula della sede vacante, perché il vero Papa Benedetto XVI è ad oggi deceduto e la sede di Roma, non solo la sede apostolica, è occupata, non solo, ma anche e soprattutto vacante. Occupata appunto perché c'è un antipapa che la occupa, è vacante perché appunto il Papa è morto e non c'è più. Allora la valida formula è quella della sede vacante. Con questa grazie a questa valida formula ecco che si consacra l'ostia ed ecco che Cristo c'è, si rende realmente presente nell'Eucarestia. E quindi partecipate alle sante messe celebrate dai sacerdoti del sodalizio mariano di Don Minutella, che loro veramente, veramente vi danno l'ostia consacrata, loro vi danno quella vera ostia contenente il corpo e sangue di Cristo. Non ve la danno i falsi preti omertosi che sanno e fanno finta di non sapere nelle chiese bergogliane, che non celebrano, che non si mettono in comunione con la Chiesa e che fondamentalmente poi non sono nemmeno in comunione con Cristo. Perché? Perché stanno vendendo la verità per i loro porci comodi e quindi non c'è la comunione né con l'uno, con la Chiesa, né con l'altro che è Cristo. Perciò quell'ostia è totalmente invalida, è priva di ogni valore spirituale, essenziale, fondamentale. Ecco che invece ce l'ha un valore essenziale, fondamentale. Quell'ostia consacrata secondo la valida formula della sede vacante, perché lì si è in comunione non solo con la Chiesa, no? Vera, abbandonata dall'ultimo Papa vero con la sua morte terrena, Papa Benedetto XVI, ma c'è anche una comunione con Cristo perché si è nella verità e non si è venduti a una falsità che ci fa comodo, perché altrimenti si perde lo stipendio, altrimenti si perde il posto, altrimenti si perde l'amico monsignore cardinale, altrimenti ci si mette nei guai per un altro motivo. La verità equivale a Cristo. Guardate anche essere nella verità, signori che mi ascoltate. Equivale ad essere in comunione con Cristo, perché Cristo è la verità, io sono la via, la verità e la vita. E se voi siete nella falsità, non siete con me, quindi nemmeno in comunione con Cristo i preti bergogliani sono. Andate dal sodalizio di Don Minutella, prendete la santa ostia validamente consacrata da loro con la valida formula della sede vacante. Non peccate davanti a Dio perché vi manca l'Eucaristia. A tutti noi manca, perché queste false chiese ce ne stanno privando, eh? Però vedete la grandezza dell'Eucaristia, come si può privare, ci si può privare di una cosa tanto grande, di un dono tanto grande di Dio. Infatti noi non ce ne dobbiamo privare, perché c'è chi la celebra validamente. Andiamo da quelli e prendiamola validamente. Dal sodalizio mariano di Don Minutella e da chiunque sacerdote, anche non appartenente specificatamente a quel sodalizio, noi sappiamo celebrare in comunione con la valida formula della sede vacante, non sono pochi, non sono assolutamente pochi. Molti lo fanno nel nascondimento, ma c'è chi lo fa, c'è chi lo fa. Ed ecco, quelle sono valide celebrazioni.
Quelle sono valide celebrazioni, andate lì, andate incontro al vero sacramento, andate incontro al vero corpo di Cristo, non a quel a quello pseudo corpo di Cristo celebrato nelle chiese bergogliane in modo non solo invalido ma anche aberrante. Andate da chi vi può dare davvero il corpo di Cristo. Detto questo, io vi auguro una buona solennità del Corpus Domini, meditate sulle mie parole e quando vi ritroverete alla prossima Santa Messa, chiaramente valida, me lo auguro per voi, per la vostra anima, meditate molto più che potete sull'essere fondamentale della presenza di Cristo nell'Eucaristia che state per ricevere in quel momento e soprattutto disponete il vostro spirito affinché e il vostro corpo affinché possa ricevere quella particola contenente corpo, sangue, divinità e anima di nostro Signore Gesù Cristo. Mettete il vostro corpo e la vostra anima a disposizione dell'accogliere Cristo realmente presente dentro di voi. Per questo video è tutto, ancora buona solennità a tutti voi del Corpus Domini, ci vediamo alla prossima. Ciao!